Se la toglie? Non se la toglie? Cosa ci regala il mondo di TikTok se cerchiamo hashtag Dennis Dosio? Andavo un quarto. Mi sono bagnato. Cosa fa? Buon day, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con Victor. Bella, ciao a tutti, ciao. Allora, oggi siamo qui con un video assurdo, già dell'incredibile, perché stiamo per fare la reaction, la reazione ai TikTok del nostro eroe Dennis Dosio, del nostro idolo Dennis Dosio, capo numero uno. Io rosico, ragazzi, perché mi ha bloccato senza un apparente motivo, ecco. Quindi Dennis, se guardi Dennis, questo video, se guardi questo video, sbloccami, sblocca per favore, Victor, perché voglio essere viziato. Quindi, viziatine di tutta Italia, siamo qui oggi per reagire ai TikTok del nostro Dennis Dosio. Per chi non lo conoscesse, perché non è scontato che conosciate Dennis Dosio, infatti. È quello che fa le storie su Instagram. Su Instagram, perché storie si fanno su Instagram. Dove cerca di riprodurre principalmente dei film, soprattutto 50 sfumature di grigio. Sì. Lui si sente attore e quindi vizia le sue viziatine, le chiama così. Fa queste storie dove si tira via la maglietta, dove fa un po', non so come, non so come definirlo. Comunque è un bel tipo, cioè sta spopolando, è andato da Barbara D'Urso, ovunque. Cioè io dove mi giro vedo Dennis Dosio, cioè, sul web è ovunque. A volte mi capita di svegliarmi durante la notte e sento: sei mia. Abbiamo fatto un'introduzione abbastanza lunga. Sì, parte lunga ma precisa. Precisa, abbiamo fatto capire. Abbiamo fatto il curriculum di Dennis Dosio, esatto. Quindi lasciate un bel mi piace, commentate con hashtag Dennis Dosio. Dosio sbloccami. Per favore, ti prego. Perché mi è venuta questa idea? A parte che, vabbè, io faccio un botto di reaction su TikTok, adesso da un po' che non ne facevo, so che vi piacciono tanto, ma ultimamente sui per te di TikTok mi esce sempre Dennis Dosio. Su Instagram non bastava. Su YouTube anche... nemmeno. Su YouTube nemmeno, anche la home di YouTube è piena. Piena. TikTok mancava, però è apparso anche qua, quindi cerchiamolo. Partiamo col primo, che ha un outfit molto molto sobrio, una camicia da giaguaro, cos'è? La camicia del brasiliano. Eccolo, lui è ballerino, hashtag ballerista. Qua è proprio il simbolo di Vito, sta schiaffeggiando la sua viziatina. Le parole le sa, eh? Le parole le sa tutte. Tutte. Però qua non mostra il fisico, ancora attenzione. No, secondo me perché Ma perché era il primo. Eccolo. Il secondo. Si fona i capelli. Eccolo. Eccolo. Fa sto misto con... Ma cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? L'unica cosa che gli manca da asciugarsi... Lì non si asciuga, eh? Si asciuga il petto così, capito? Poi bello, cioè, capito? Cioè io se esco adesso, capito? Inizia a grondare, che c'è fuori ci sono quasi 40 gradi, a Milano ci sono quasi 40 gradi. E lui si fona, cioè, è già asciutto, cioè i capelli asciutti, lui si fona, lui non ha paura del caldo. Hashtag Dennis non teme il caldo. Giuseppe, man's no hot. Cazzo, però te... c'ha dei begli occhi. Stavo per dire, secondo te sono veri o sono le lenti? No, sono veri, sono veri. Veri. Vabbè, questo qua è abbastanza sobrio. Sobrio, molto sobrio. Sobrio. Eccola. Eccolo. Eccola, ho detto eccolo. Madonna, guarda che buio. Guarda come balla. Guardalo. Questo però è un must, Anche questo. Sì, anche qui. Sempre sì. Ma poi mi fa male perché lui sorride sempre. Lui sorride. Cioè, si guarda le mani. Ma guarda che c'ha un tic, secondo me, C'ha un tic. Da Barbara D'Urso l'hai visto. C'ha il tic che vuol far vedere la fossetta. E si morde le labbra e fa... È vero, ho visto anch'io. Ma secondo me perché fa talmente tante storie dove lo fa. Dove lo fa? E gli è rimasto. Sì, io gli è rimasto sto tic. Un sacco di gente che magari ha il septum e c'hanno il vizio di far così. E poi esatto. A cura di farlo ti rimane. Ti rimane. Ecco. Ma come fa a star con la felpa con sto caldo? Vabbè. Qui mi fa vedere un po' il petto, niente di più. Eccolo. Ah, qua centro Milano. Zona Garibaldi. Sì, c'è capellino rosa, super sobrio. Ci sta, c'è stile il capellino rosa. E qua? Fa finta di non essere come se non fosse programmato che il video glielo stessero registrando. No, cioè mi immagino una scena perché comunque essendo anche noi, cioè influencer, capita, mi fai una foto, mi fai un video, cioè io mi immagino una scena, fammi un video, io faccio finta di non vedere. Riprendimi mentre cammino, no, cosa fai? No, fantastico. Numero uno Dosio, che grande, eccolo. Ecco. Ma sbaglio, guarda qua, non c'ha capelli.
Oh, cosa fa? Se la toglie? Non se la toglie? Non l'ho capita però, perché non ha fatto nulla. Non ha fatto nulla. Dennis, io aspettavo ti togliessi la maglia. Volevo vederti un po' più nudo. Su Instagram non posso vederti così nudo perché mi hai bloccato. Cerchiamo su TikTok, vediamo cosa esce. Cosa? Se cerchiamo hashtag Dennis Dosio. Quindi vuol dire sono video, okay. Le reaction, i video che vanno un botto dove rispondono alle sue domande, alle sue, ai suoi complessi, insomma quello che si inventa lui. Ci regala il mondo di TikTok se cerchiamo hashtag Dennis Dosio. Ah, eccolo. Sto volando. Oddio, no, 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 prego, no. Sto volando. Mi restituisci la penna? Eccolo. Ok. Non stai, scusa. Facciamo che ti dico che sei uno stronzo. Me l'ha comprata ieri. Mi restituisci la penna? Mi sono bagnata. Quindi che si fa stasera? Cerchiamo di fare le persone normali. Che dici? Ci riesci? In realtà non ne ho una preferita. Ma vediamo se questa è approvata. Allora, io volevo fare una considerazione perché non riesco a capire. Cosa? Perché ti hai fatto domanda e te la rispondo. Ti grande. Ne ha fatti un botto. Credo mi spetti un obbligo. L'obbligo è che nel maggior tempo possibile riusci a fare le torate. Come fa spezzare? Credo mi spetti un obbligo. Lui è un dominatore. Lanciamo un altro hashtag. Hashtag Dennis Dominatore. Dominatore. Madonna, quanta roba strana che gira sul web comunque. Troppo. Mamma mia, si stai sudando, giusto? Si vede in camera? No, non si vede. Non si vede. Bagnato. Si è bagnato. Ha visto Dennis e si è bagnato. Come fa lui a stare con la felpa? Non lo so. Beh, felpa. C'ha la felpa e poi sotto. Niente. Niente. Era Mario Marcolino, mi sa. Edizione. Cerizi, Cesenizi. Ma cosa fa? Cosa fa? No, 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 Faina. No, Faina. È vero, sembra che gli viene un attacco epilettico. Sì, un attacco epilettico. Oh mio Dio. Sto volando, sto volando. Che so che ti piacciono. Ti piace il pesce? Me l'ero persa questa. Ma che cazzo devi? Guarda sulle città. Guarda, non sei tan vicino. Sì, amica, ho bisogno di una mano per che sei mia, tutta tua stupidità. Raga, lui ha vinto, lui ha il premio. Sì, assolutamente. Lui ha vinto tutto. Ha vinto assolutamente, tutto. Grande Faina. Avanti Faina. Mi sto emozionando. Devo viziarle? Vai, vai, vai. Devo viziare le tue tappe. No, vizia me. Devo viziare te? Sì, vai. Ancora non ci credo. A cosa? Che sei tutto mio. Ah, mi sono bagnato. Sarà mica che ho bisogno di una mano. Comunque raga, allora il trash finisce qui. Questo video è stato abbastanza imbarazzante. Abbastanza. Non per noi. Per lui. Lui è abbastanza imbarazzante. Ti mando un saluto, Dennis. E lasciate un bel like, passate dal canale di Victor che abbiamo fatto un video anche sul suo, iscrivetevi, vi lascio anche i nostri nomi di Instagram qua, Giuseppe_Barbuto, Victor_Ugo_Nico, commentate con hashtag fino alla fine se avete visto il video fino alla fine e Dosio sbloccami.
Dosio sblocca Victor. Voglio essere viziato. Ci contiamo. Oh, davvero Dosio, sul serio. Io adesso voglio essere viziato. Infatti ti scassi, io non posso scassarmi. Comunque bella raga, l'outro sta durando più della del video intero. Tutto il video. E volevo dire qualcosa, mi sono dimenticato. Vabbè, pazienza. Ciao. Sofia, ti amo. Ciao.